Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuliano Foti e faccio parte dell'associazione Idee in Circolo. E attualmente sono residente in una comunità psichiatrica che si chiama Sottosopra, è una comunità che, come poi dirà Renzo, è frutto di figlia del terremoto. E comunque parlerai tu dentro dopo. Allora, prima in precedenza questa comunità era Marsaglia, era molto isolata dal resto della città, ma col terremoto questa struttura è diventata inagibile, quindi ci siamo trasferiti in via Crespellani, in una casa molto molto bella perché è disposta su più piani, con ampi spazi e soprattutto è vicina al centro. Io provengo dalla comunità Sottosopra dopo un percorso di 2 anni in residenza, residenza in via Polaris. E prima stavo con i miei genitori in un appartamento diciamo indipendente con i miei genitori sopra, ma la situazione è diventata col passare del tempo molto 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 calda, molto insomma il fatto di stare poi anche in causa delle mie abitudini non certo sanissime, i livelli con i miei genitori si acuivano sempre più e fino a che ci furono degli avvenimenti che mi videro dove fui richiamato all'ordine, a poche parole, e ho cambiato stile di vita, ho cambiato orizzonti, ho cambiato luoghi di residenza e adesso approderò a metà dicembre in un appartamento con una persona, Mecar, che ho conosciuto in residenza del Polaris, in vari ricoveri susseguitesi nel tempo. Ci siamo trovati per caso, dove abitava una camera libera e presto ci siamo accordati perché ci potesse entrare. Questo progetto che nessuno si aspettava potesse nascere in tempi così brevi, perché comunque per quanto riguarda gli appartamenti a disposizione dell'USL o delle cooperative al momento non ce n'erano, insomma andrò a abitare in una situazione privata, pagherò il mio affitto, pagherò le mie utenze e avrò una vita indipendente. Quello che mi ha aiutato la comunità sottosopra, vivere in comunità, è stato di appropriarmi delle abitudini che si devono avere per gestire una casa, quindi tenere in ordine l'appartamento, cucinare, andare a fare la spesa, fare lavatrici. E devo dire che in tutti questi si è sentito parlare di percorsi, sia da Giovanna che da Starace, da Rimanetti. Infatti il mio percorso è stato molto molto lungo, anche relativamente molto lungo, perché ci sono persone che impiegano molto più tempo, non è che mi voglio vantare, diciamo, sono stato anche fortunato, perché c'è anche un grande spazio della fortuna. Ma sì, devo dire che il lavoro non è stato tutto profondo, è stato un bel lavorare e comunque anche bello essere qui con voi adesso poter parlare quando le cose stanno